La riforma del condominio era nata con grande entusiasmo da parte degli amministratori, dovevamo costruire gli amministratori professionisti, noi ne abbiamo fatti perché facciamo gli aggiornamenti Dovrebbero e essere professionisti, l'abilitazione, ma nell'ultimo periodo diciamo, retribuiti adeguatamente, c'è invece stato. tengono, per non perdere il condominio, tengono ancora i godini. Mi Appunto. sento condomini che prendono 1200 euro l'anno. Cioè, Ma nella massa poi prendono le percentuali. telefonate, tutte queste cose, è assurdo, insomma. E Sì, ne quindi prendono 2000, la massa sarà certo. 2-3000, diciamo, però è sempre poco in relazione, se lo fai bene, se si va continuando, vabbè, allora il discorso. Diciamo che a mio avviso la riforma, tant'è che ho sentito qualche intervento di qualche politico recente che ha detto che probabilmente bisognerà fare quello Un'altra che è riforma. l'elenco, sì, l'elenco degli amministratori di condominio che dovrebbe Ah, essere beh, tenuto dal ministero. Perché l'albo. adesso tutti gli elenchi, i nuovi albi che stanno costruendo vanno a finire tutti quanti al Ministero di Giustizia, tant'è che, come sapete, dal 16 è entrata in vigore la nuova norma sulla crisi del nuovo diritto fallimentare, chiamiamolo così, e quindi i curatori fallimentari devono iscriversi, dovrebbero iscriversi in un albo che poi di fatto è entrata in vigore la norma, ma ancora non è attivo perché ci Osservarlo. manca, come sempre, il decreto ministeriale, la norma di attuazione. Ma l'albo degli amministratori è fondamentale. Gli È amministratori. fondamentale oggi perché tante di quegli oneri, tanti di quegli obblighi, deve fare i corsi di formazione, i corsi di aggiornamento, tutti questi obblighi che ha, è un'attività. Poi soprattutto cioè, per l'ultima cosa è il patrimonio edilizio esistente. Noi abbiamo delle case nelle grandi città che sono molto vecchie, molto. E quindi hanno bisogno continuamente di interventi, facciate che si rifanno, spese 200-300 milioni per rifare tutto l'esterno delle cose, cioè sono cose grosse. Era L'amministratore non diventato sa niente che importante. non Bene, va allora, bene. noi continuiamo con la seconda, non facciamo, come ho già detto all'inizio, intervallo, perché poi magari chiudiamo prima il nostro convegno di videoconferenza. Ho visto che sono collegati più di 100 studi legali da tutta Italia, quindi stanno seguendo la nostra conferenza, il nostro convegno, e avevo già presentato il dottor Alberto Celeste, sostituto procuratore generale di Corte di Cassazione, ma a parte il sostituto noi lo conosciamo per le sue decine e decine di pubblicazioni che ha fatto in questa materia e in altre materie, perché, e poi per tutti i convegni, perché leggendo un po', navigando su internet, scopriamo che è sempre relatore di questi convegni. L'argomento, devo dire, è molto interessante, perché questo era il titolo, adesso poi lasciamo a lui naturalmente la libertà di, tra virgolette, di navigare all'interno della relazione. Riguarda la modificazione delle destinazioni d'uso delle parti comuni dell'edificio, questo era il titolo di base, però io le lascio il microfono, come si dice, e quindi può navigare a suo Grazie, piacimento. grazie. Navigheremo a vista perché, contrariamente alla relazione del presidente Redivo, non abbiamo pronunce sul punto e questo è molto, molto significativo. La riforma, come sapete, è entrata in vigore nel 18 giugno del 2013, quindi siamo quasi a 6 anni. A giugno. Giugno, era, la legge era dicembre, no? 2012, c'è stata la vacatio legis di 6 mesi, è entrata in vigore nel giugno 2013, quindi ormai credo siamo 6 anni. E stranamente sul punto, salvo, ripeto, giurisprudenza di merito che non pubblicata nelle riviste specializzate, obiettivamente e sinceramente mi è sfuggita, non abbiamo giurisprudenza, non abbiamo pronunce. Oltre questo abbiamo pochissima prassi e anche quella ci potrebbe aiutare. Perché questo? Perché probabilmente perché è una norma molto impegnativa, lo vedremo dopo. Perché presuppone a parte un quorum notevolmente elevato, 4/5, non si era mai sentito, ma poi un iter, come vediamo, molto complesso che forse, dico forse, ha scoraggiato gli amministratori di condominio e i condomini. Oppure l'inverso, questa norma è stata applicata, non ha avuto nessun problema e quindi non ha trovato sfogo.
nelle aule di giustizia e quindi probabilmente è una norma che si dà per pacifica. Io propongo pure per la prima versione perché, ripeto, come vedremo proprio dal testo della norma, i problemi e le problematiche sono molto notevoli. Innanzitutto, qual è il riferimento normativo? 1117 ter, 1117 quater. Ogni volta che vediamo questi termini bis, ter e quater, l'abbiamo visto prima nella relazione del presidente Redivo, 1130 bis, vuol dire che è una norma nuova, vuol dire che il legislatore della riforma, chiamiamolo del 2013 perché insomma è entrata in vigore nel 2013, non ce l'ha fatta, diciamo così, a inserire la norma all'interno del tessuto normativo codicistico, quello cioè del codice 1942, e quindi ha creato per forza una norma nuova, in questo caso articoli 1117 bis e ter. Innanzitutto è molto significativa una cosa, ecco, dobbiamo trarre, anche se non abbiamo giurisprudenza, anche se non abbiamo esperienze concrete di applicazione della norma, dobbiamo trarre proprio dai lavori preparatori, da come si è espressa questa norma, da cosa poteva dire e non l'ha detto, dobbiamo trarre degli indizi abbastanza significativi, anche di ordine, come dire, sistematico. Innanzitutto, mi sembra molto significativo che si è occupata della destinazione d'uso. Questo termine destinazione in realtà compariva isolatamente nel sistema del codice. Lo vedremo sia nel 1117 ter, dove parla appunto modifica della destinazione d'uso, sia nel 1900, 1117 quater, dove parla di tutela della destinazione d'uso. Questo termine destinazione lo troveremo anche in altre norme inserite dalla riforma. Cito ad esempio 1117, che contiene l'elenco delle norme, delle cose, delle parti comuni dell'edificio, dove parla di aree destinate a parcheggi. Oppure parla dei sottotetti destinati per le caratteristiche strutturali e funzionali all'uso comune, o il numero 3 in generale, le opere, le installazioni e i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune. Ecco, questo è un cambio, a mio avviso, di prospettiva importante. Se pensate che nel sistema codicistico, quando è che avevamo il concetto di destinazione? In buona sostanza, in una sola norma, 1102. È una norma in realtà che è in materia di comunione, però applicabile pacificamente in materia di condominio, dove si dice che il singolo può utilizzare la cosa comune con due limiti, purché non ne pregiudica il pari uso da parte degli altri condomini e non altera la destinazione. Era questa l'unica norma. Un altro concetto di destinazione in realtà non rientrava nel codice civile, ma era presente in molti regolamenti, laddove ad esempio contemplava il divieto di destinare gli appartamenti singoli a determinati usi. Non so, il classico uso, una volta si parlava di palestra, di locanda, si diceva di laboratorio medico, no? E quant'altro. Ecco, erano solo questi due il concetto di destinazione. Quindi è molto importante, come dire, questo approccio direi quasi dinamico della cosa comune, quindi non soltanto la cosa comune in sé per sé, ma come viene destinata. Quindi senza escludere che appunto una certa destinazione della cosa comune possa in certo qual modo comportare dei pregiudizi sia al singolo e alla collettività. Penso, senza arrivare a pregiudizi di particolare tipo, il fatto di destinare una parte comune, ad esempio, non so, un'autorimessa da privata a un'autorimessa pubblica, può comportare per l'andirivieni di macchine una determinata pregiudizio alla tranquillità, oppure destinare, non so, l'appartamento del portiere ad un, ora una volta era la locanda, ora si parla molto in voga i bed and breakfast, quindi con problemi anche qua di serenità, diciamo,
rumori e quant'altro, lo sappiamo. Oppure altre destinazioni che ora non mi vengono, che potrebbero comportare non solo una cambiamento proprio delle abitudini di quel condominio, quanto a serenità, a tranquillità, a quiete, a riposo da parte degli abitanti, ma anche, come dire, una sorta di svalutazione anche economica, come ad esempio, non so, il fatto di destinare un appartamento comune, non so, a un ufficio di pompe funebri, potrebbe, come dire, svalutare, rattristare rattristare psicologicamente un negozio arabo, oppure cose di questo genere. Quindi ecco, importante questo concetto di destinazione. E leggiamo brevemente il 1117 terra e il 1117 quater e poi faremo una sorta di analisi, come dire, chirurgica dei singoli commi. Primo comma, molto velocemente: per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di voti, questo molto innovativo, che rappresenti 4/5, non si era mai visto, dei partecipanti al condominio, i 4/5 e il valore edificio, può modificare la destinazione d'uso delle parti. Quasi impossibile. Quasi impossibile, diciamo, poi lo vedremo. Ma non basta questo. La convocazione dell'assemblea, qua prevede ulteriori oneri, deve essere affissa non meno di 30 giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune, negli spazi a tal fine destinati. Deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno 20 giorni prima della data di convocazione. Terzo comma, la convocazione assemblea appena di nullità, anche qua novità molto significativa, lo vedremo dopo, mentre il trend, no, della Cassazione era quella di spostare il baricentro, no, verso l'annullabilità della delibera, no, il famoso discrimen tracciato dalle sezioni unite negli anni 2000, ora si propende per una appena di nullità. Cosa deve fare? Deve indicare le parti comuni che sono oggetto della modificazione della nuova destinazione d'uso. Penultimo comma, la delibera deve contenere la dichiarazione espressa che sono effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti comma. Ultimo comma, sono vietate le modificazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità, sicurezza del fabbricato e ne altro il decoro architettonico. Seguiremo in questa disamina sostanzialmente due direttrici, diciamo, una dal punto di vista sostanziale e una formale. Sostanziale, cercheremo di, come dire, perimetrare l'ambito applicativo di questa norma. Profilo formale, invece, analizzeremo quello che possiamo chiamare l'iter procedimentale per addivenire a questa delibera. Diciamo subito questo, che è una new entry abbastanza significativa. Ha dato molto filo da torcere agli interpreti, dicevamo, purtroppo ha avuto scarsa applicazione. Nei lavori parlamentari bisogna dare atto, per questo è molto importante vedere come una norma viene partorita, ha avuto, come dire, sgonfiata la sua portata innovativa. Perché? Perché all'inizio non si parlava di modificare le parti comuni dell'edificio, ma di sostituire le parti comuni dell'edificio. Ora, questo concetto di sostituzione, capite bene che è molto ambiguo, è molto subdolo, perché potrebbe, attraverso la sostituzione, che vuol dire la sostituzione? Che un bene entra e l'altro bene esce, sia pure attraverso la maggioranza dei 4/5, si sarebbe, secondo alcuni, come dire, rotto quel tabù, no? Che vige nella materia condominiale, secondo cui soltanto all'unanimità dei consensi si poteva appunto vendere i beni comuni, e questo si era paventato, come dire, una certa possibilità di accaparramento da parte soprattutto delle grandi società immobiliari in ordine a zone condominiali abbastanza appetibili, come poteva essere un giardino, un parco, una piscina, un campo a tennis e quant'altro. Alcuni avevano addirittura visto in questa sostituzione addirittura una larva
diciamo, della famosa soggettività del condominio, cioè la possibilità che un soggetto terzo, differente dall'assemblea dei condomini, potesse disporre di queste cose comuni. In realtà tutto questo è rientrato. Sappiamo che la riforma del 2013 non ha accolto la tesi della personalità giuridica del condominio, anche se poi tra le righe si è lasciata sfuggire questo concetto, no, di patrimonio del condominio, situazione patrimoniale del condominio, confusione di patrimonio, eccetera. Comunque la linea di fondo è stata quella di non accogliere una personalità giuridica, tanto più che anche la divisione, questo ce lo dice il 1119, delle cose comuni è possibile solo con la unanimità dei consensi e mai sicuramente a maggioranza. Erano state previste anche altre modifiche che poi non sono state adottate, ad esempio i 2/3 del quorum assembleare. In realtà si è accettato un quorum addirittura più stringente, 4/5, e si era parlato di esigenze funzionali del condominio. Si era utilizzata questa norma, questa dizione, quasi a contrapporla alle esigenze, come dire, meramente economiche. Quindi questo, diciamo, è importante l'iter parlamentare per vedere come una norma era stata partorita e come poi alla fine è cambiata. Comunque, anche nella sua versione attuale è una norma abbastanza stringente. Vediamo innanzitutto il concetto di finalistico. Le modificazioni, dice la norma, devono soddisfare esigenze di interesse condominiale. È un'espressione generica, è un'espressione forse più duttile di quella che già compariva nel 1120, primo comma, in materia di innovazione, dove si parlava di opere destinate al miglioramento, all'uso più comodo, al maggior rendimento delle cose comuni. Il riferimento potrebbe sembrare pleonastico, perché uno potrebbe dire: cosa può fare l'Assemblea se non, leggo tra virgolette, soddisfare interesse di carattere condominiale? In fondo l'Assemblea, o meglio i compiti dell'Assemblea come delineati nel 1135, sono compiti meramente esemplificativi. Credo che lo stesso 1135 esordisca: l'Assemblea, tra le altre, provvede a ed elenca. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'Assemblea è l'organo sovrano del condominio. Può adottare qualsiasi deliberazione che ha oggetto le parti comuni dell'edificio. Di contro, l'amministratore è un organo meramente esecutivo che deve eseguire le delibere dell'Assemblea, confermato anche dal fatto, il 1133 ce lo dice, che tutti i provvedimenti dell'amministratore sono soggetti anche al reclamo dell'Assemblea. Quindi i compiti dell'Assemblea non sono enucleati necessariamente nel 1135, sono competenze meramente semplificative. Le competenze dell'Assemblea si ritraggono dal sistema, non solo da quella norma, ma tutte le altre norme che sono disseminate sia nel Codice Civile sia in tutte le leggi speciali. Forse, dico forse, questo termine esigenze di interesse condominiale potrebbe, come dire, sollecitare un sindacato da parte dell'autorità giudiziaria, nel senso che la delibera, nonostante, come vedremo, sia adottata con i quorum particolarmente elevati, nonostante osservi quel particolare iter assembleare, però non soddisfi le esigenze di carattere condominiale. In questo senso dovremmo scomodare una figura molto molto discussa nell'ambito condominiale, mutuata dal diritto amministrativo, che è la figura dell'eccesso di potere, che ha trovato pochissima rispondenza in giurisprudenza, vale a dire dov'è la delibera che è legittima, diciamo, sotto il profilo formale, però in qualche modo, leggo la frase che è detta, è uno sviamento dell'atto collettivo alla funzione in cui è preordinato. Vale a dire una delibera imperfetta sotto il profilo del quorum, sotto il profilo dell'IRO, però in qualche modo, come dire, abbia portato pregiudizio alla collettività. Ma ripeto, questa è una figura molto discussa, anche perché in questo caso si verrebbe a fuoriuscire il normale sindacato dell'autorità giudiziaria, che è normalmente confinato nella legittimità
della delibera, cioè la conformità alla legge o al regolamento, al merito della delibera, in questo caso il vantaggio appunto a carico di uno e a danno della collettività. Comunque questo esigenze di carattere condominiale vorrebbe a contrario dire che non può soddisfare le esigenze esclusive del singolo, anche se devo dire nello stesso tempo questa equazione tra destinazione all'uso comune e soddisfare esigenze di carattere condominiale non è così scontata come potrebbe servire, come potrebbe sembrare. Se voi prendete l'articolo 1122, e qui è un argomento sistematico, parla di parti, anche qua ricorre questo termine, normalmente destinate all'uso comune, però che siano attribuite in proprietà esclusiva. Quindi farebbe pensare che ci potrebbe essere un mutamento dall'uso collettivo all'uso individuale e allo stesso tempo potrebbe soddisfare esigenze di interesse condominiale. Tuttavia, quello che ha dato più problemi, e forse è questa l'impatto, come dire, più dal punto di vista sistematico più grosso, è differenziare queste modificazioni ai sensi del 1117 ter da quelle classiche innovazioni ai sensi del 1120. Perché? Perché, e poi lo vedremo, anche nel concetto di innovazione la giurisprudenza diceva che non è soltanto l'opus novum, cioè la modifica materiale della cosa, ma anche il mutamento di destinazione. E quindi ci si chiese, allora cosa si differenzia questa modificazione che, come vedremo, risponde a determinati stringenti iter assembleare dalla innovazione classica ordinaria del 1120? E è difficilissimo, forse ci potremo arrivare con l'ultima norma dello stesso 1117 ter. Allora andiamo con ordine. Innanzitutto, cosa si può modificare? Le parti comuni dell'edificio. Quindi non si parla di servizi condominiali, non si parla di impianti condominiali, né sono rilevanti profili di carattere urbanistico, quindi solo le parti comune dell'edificio. Parti comune dell'edificio, il pensiero corre subito al 1117. Però anche all'interno del 1117 dovremo fare una distinzione. Ci sono alcune parti comune dell'edificio, penso a quelle del numero 1, il suolo, le fondamenta, che hanno come una sorta di monodestinazione. Non possiamo modificarle se non facendo, come dire, cadere lo stesso edificio. Quindi dovranno essere necessariamente quelle parti comune dell'edificio che possono avere più destinazioni, come sono elencate nei numeri 2 e 3 del 1117. Quindi penso al classico appartamento del portiere una volta dismesso il servizio. Il terrazzo, tutte quelle cose che possono avere. È ovvio che le fondazioni e il tetto, per dire, hanno quella funzione di copertura o viceversa di sostegno all'edificio che non posso modificare se non cambiando proprio la struttura stessa dell'edificio. Però vi dicevo, il problema è che cosa è questa modificazione. La giurisprudenza era pacifica di dire: non sono le innovazioni soltanto una modifica materiale della cosa, ma anche quando la cosa stessa rimane uguale, però ne muta la destinazione. Il caso classico era il cortile condominiale, che rimaneva uguale, ma prima era destinato, diciamo, a far giocare i bambini, parco attrezzato a verde, e adesso a parcheggio. Era questo il caso di scuola, non ne sembravano altri. E la cosa paradossale, che questo che era il caso di scuola, cioè era il caso in cui si poteva dire in fondo la norma non è inutile, in fondo la norma dice qualcosa, l'area di parcheggio viene contemplata nel 1120 al secondo comma, dove si dice che è consentita una innovazione agevolata, leggo, per le opere e gli interventi previsti per realizzare parcheggi destinati a servizio delle singole unità dell'edificio. Per queste innovazioni non è previsto il quorum della 4 quinti, per queste innovazioni il codice dà una sorta di quorum agevolato che sconta addirittura la metà del valore dell'edificio.
Quindi quello che era il caso di scuola, che sembrava, come dire, aver risolto finalmente dal punto di vista esemplificativo cos'è questa modificazione, in realtà lo stesso legislatore lo contempla e gli consente una maggioranza agevolata. Quindi che cosa possiamo contemplare? Possiamo contemplare, non so, la trasformazione di parte dell'edificio per realizzare, non so, un centro commerciale laddove era destinato ad esempio ad un particolare uso, come ad esempio un giardino. È ovvio che questa elevata maggioranza comporta in qualche modo il sacrificio di quella minoranza che aveva comprato quell'immobile perché? Perché era il giardino, perché non voleva il centro commerciale e non voleva tutto l'andirivieni di persone. Probabilmente, ma è un pensiero, si voleva superare il veto, diciamo, di quel condomino o della maggioranza dei condomini dei 200 millesimi, che comportava un atteggiamento, come dire, ostruzionistico, quasi, come dire, emulativo, a far sì che questo condominio potesse non cristallizzarsi a quella che era la destinazione originale all'edificio, ma appunto conformarsi a quelle che sono sicuramente le moderne esigenze del condominio. Comunque è chiaro che quando più si alza, diciamo così, l'asticella della maggioranza, da un terzo ai due terzi, quattro quinti, vuol dire che più si intaccano o potrebbero intaccarsi gli interessi della minoranza dissenziente. Forse il legislatore attraverso questo ha voluto superare tutte quelle delibere che nel precedente sistema comportavano, come dire, una limitazione dei diritti del singolo, per cui si diceva, per queste delibere cosiddette ablative dell'uso di una particolare cosa comune era necessaria l'unanimità dei consensi, e forse sotto questo profilo ha considerato sufficiente una mera maggioranza, sia pure qualificata, che quella dei 4 quinti. Vediamo ora l'iter assembleare. L'iter assembleare è abbastanza complesso, proprio per la particolarità, per la delicatezza di questa modifica, come abbiamo visto, della destinazione d'uso. Innanzitutto la convocazione, anche qua novità, deve essere affissa, leggo, non meno di 30 giorni consecutivi, dove? Nei locali di maggior uso comune, negli spazi a tal fine destinati. Il pensiero qua ricorre a che cosa? All'androne dell'edificio, alla vetrina della portineria, alla bacheca, no? Alcuni hanno detto scherzando il bagno, no? Anche quello è un posto di maggior uso comune. Comunque scherzando, insomma, sono questi luoghi destinati appunto al maggior uso comune. Il problema è questo consecutivi. Consecutivi vuol dire che devono essere 30 giorni. E dov'è il problema? Il problema è nella prova. Perché? Perché mutuando tutta la giurisprudenza che dice che se il condomino impugna la delibera aspetta al condominio provare di aver osservato le modalità, no? Facendo le raccomandate, osservando i termini 5 giorni eccetera, in questo caso io mi chiedo come il condominio potrebbe provare la consecutività di questo incombente, penso io scherzando, a fronte di quel condomino dispettosetto che va là e strappa ogni 3-4 giorni questa delibera. Quindi, a meno di pensare ipotesi fantascientifiche come una sorta di guardie giurate messe là per difendere questo coso, oppure una vetrinetta blindata o sistemi di telecamere e quant'altro, capite bene che sotto il profilo della prova sarebbe oltremodo difficile per il condominio provare l'osservanza di questo incombente consecutivo per oltre 30 giorni. Quindi molto molto importante sotto questo profilo. La norma non contiene alcun riferimento temporale di questa affissione, ma è chiaro che deve essere effettuato prima della riunione, non a cavallo e tantomeno dopo quest'ultima. Altra importante cosa è il relativo avviso, leggo, deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno 20 giorni prima della data riunione. Anzitutto qua il termine pervenire.
intervenire, potrebbe essere significativo. Nell'articolo 66, credo, di disposizione dell'attuazione si parlava di avviso comunicato, tanto che ci si chiedeva, ti ricordi, che vuol dire comunicato? Vuol dire inviato o pervenuto? La giurisprudenza ha giustamente ricostruito, diciamo, basta inviare i 5 giorni, l'avviso deve pervenire, e lì scomodando 1135 codice civile, atto recettizio, deve andare nella disponibilità del destinatario. Poi se per lui, insomma, per cose sue non c'era quel giorno, peggio per lui, però deve pervenire. In questo caso si è utilizzato forse opportunamente il termine pervenire, vale a dire non necessariamente nelle mani di questo soggetto, ma nella sfera di conoscibilità, diciamo, di questo soggetto. Quali sono i mezzi? Lettera raccomandata equipollenti mezzi telematici. Anche qua legislatore un po' distratto, lettera raccomandata si dimentica anche qua con ricevuta di ritorno, ma la stessa dimenticanza ce l'abbiamo nell'articolo 66, dove si parla di lettera raccomandata ma si dimentica la ricevuta di ritorno. Parla di equipollenti mezzi telematici. Equipollenti a che cosa? Probabilmente alla raccomandata con ricevuta di ritorno. Allora il pensiero anche qua corre alla PEC, che è quel sistema che garantisce, come dire, la prova legale. Poi se uno se la va a leggere la PEC è un discorso suo, che quell'atto sia aggiunto in quella casella virtuale dove sia questo soggetto. Quindi allora innanzitutto è importante il termine pervenire. Pervenire poi non 5 giorni classico, no, degli avvisi di ricevimento, ma 20 giorni prima. E poi quest'onere aggiuntivo, o raccomandata con ricevuto di ritorno, aggiungo io con ricevuto di ritorno, oppure con l'equipollente mezzo telematico. Se raffrontiamo questi due incombenti ai 4 nuovi incombenti dell'articolo 66, dove parla di consegna a mano, lettera raccomandata, fax e l'altra era e la PEC, paragonando i nostri due a questo, vuol dire che la consegna a mano non è più contemplata e il fax non dovrebbe essere cosa, perché non dà tutte quelle garanzie di cosa. Quindi dovrebbe essere raccomandata, ricevuta e ritorno, o equipollente mezzo telematico alla raccomandata dovrebbe essere solo la PEC. Qual è la ratio di tutto questo? 20 giorni prima, lettera raccomandata, affissione, è quello di, come dire, far riflettere di più questo condomino per ponderare meglio tutto quello che è la decisione che dovrà prendere, perché dovrebbe, come dire, stravolgere quella che è la destinazione d'uso della cosa comune. Andando velocemente, proseguendo, dice: l'ordine del giorno deve contenere, oltre al classico ordine specifico, luogo e ora riunione, il particolare oggetto della delibera. Dice: la convocazione dell'assemblea deve, appena nullità, indicare le parti comuni che sono oggetto di notificazione da un lato e la nuova destinazione d'uso dall'altro. Però è importante, vi dicevo all'inizio, avere iniziato la pena di nullità. Questo perché se voi prendete l'articolo 66 terzo comma, anche questo innovato, sanziona con la mera annullabilità che cosa? L'omessa, tardiva e incompleta convocazione degli aventi diritto. Questa incompleta fa pensare appunto a vizi dell'ordine del giorno. Qui invece si adotta questa sanzione estremamente forte, la nullità, che sapete bene vuol dire che può essere impugnata in ogni tempo, anche non necessariamente dal condomino dissenziente, assente eccetera, anche dal condomino che ha votato a favore, e qualunque tempo, quindi, come dire, comportando degli stravolgimenti della realtà condominiale, nel senso che queste delibere incomplete, tra virgolette, possono essere sempre, come dire, messe in discussione da qualsiasi condomino e in ogni tempo. E questo, vi dicevo all'inizio, in grandissima controtendenza con la giurisprudenza che dagli anni 2000 ha circoscritto molto le ipotesi della nullità e invece allargato moltissimo appunto le ipotesi di annullabilità, questo anche ai fini di una, come dire, esigenza di certezza del diritto, nel senso che
trascorri i famosi 30 giorni, la delibera è pienamente esecutiva e quindi non ci sono problemi. Ragionando a contrario, se questa delibera è nulla soltanto per l'incompletezza di questo avviso che deve indicare le parti comuni oggetto a modificazione a nuova destinazione d'uso, dovrebbe essere meramente annullabile qualora questa delibera non rispetti le formalità di cui ai commi precedenti, cioè i 20 giorni dell'avviso, l'affissione, le particolari modalità, eccetera, eccetera, eccetera. Andando avanti, quarto comma, la delibera deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai commi precedenti, cioè affissione dell'avviso, recapito dell'avviso, indicazione dell'oggetto della decisione. Domanda: ma chi deve indicare questi adempimenti? Anche qua, nei lavori parlamentari, addirittura si era prevista la presenza di un notaio con atto pubblico. Per fortuna questo è venuto meno, capite bene quali problemi. Penso molto semplicemente che la dichiarazione di aver fatto tutti questi incombenti competa all'amministratore, quanto appunto è il soggetto deputato a dichiarare, insomma, quell'iter assembleare. Ultima cosa, il quorum particolarmente elevato, 4/5. Non si parla di intervenuti, non si parla di partecipanti. 4/5 sono sia per quanto riguarda le teste, sia per quanto riguarda il valore dell'edificio, quindi sia teste che millesimi. Non si fa distinzione, non so se per mera dimenticanza, tra prima e seconda convocazione. Quindi è un quorum secco, diceva quasi impossibile, Presidente Redivo, ma comunque difficile da raggiungere per chi conosce le dinamiche condominiali, da osservare sia in prima e in seconda convocazione, sia per quanto riguarda le teste e sia per quanto riguarda i millesimi. Vengo all'ultima norma che forse ci potrebbe dare la chiave di lettura. L'ultimo comma, forse pleonasticamente, ci dice: le modificazioni delle destinazioni d'uso non possono recare pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza del fabbricato e al decoro architettonico. Se voi vi ricordate questo triplice paletto, sicurezza, stabilità, decoro, lo troviamo in altre norme del nostro codice civile. Pensate alle innovazioni cosiddette vietate, ultimo comma del 1120, dice: non possono pregiudicare la sicurezza, la stabilità e il decoro. Però è molto significativo, vi dicevo all'inizio, quello che il legislatore ha detto e poteva dire. Se voi prendete il 1120 all'ultimo comma, dice: sono vietate quelle innovazioni che pregiudicano sicurezza, stabilità, decoro, e poi quelle modifiche che rendono talune parti dell'edificio inservibili all'uso o al godimento da parte di un altro condomino. Se voi paragonate queste norme, le mettete una accanto all'altra, vedete che il 1117 ter parla soltanto del triplice paletto: sicurezza, decoro e stabilità. Non parla di rendono le parti comune all'edificio inservibile all'uso e al godimento. E allora forse, dico forse, a meno di non ritenere questa norma un inutile duplicato del 1120, bisogna dire che le innovazioni del 1117 ter sono quelle innovazioni che con quel particolare iter possano, a contrario, rendere talune parti dell'edificio inservibili all'uso da parte condomini. Non so se è chiaro. Siccome la norma è identica, ma il codice, il legislatore utilizza soltanto una parte e non l'altra, si potrebbe dire che sono legittime laddove, anche se intaccano le cose, però pregiudicano, rendono inservibili l'uso e il godimento di un solo condomino. O forse pregiudicano che cosa? Quei diritti di quella maggioranza, scusate, quella minoranza dei 200 millesimi che non sia appunto rappresentata all'interno della delibera assembleare. Qualora poi infine la delibera possa pregiudicare la stabilità, la sicurezza e il decoro, sembra che in questo caso la delibera sia radicalmente nulla,
utilizzando questa volta il discrimine utilizzato dalle sezioni unite del 2005, nel senso che fuoriesce appunto dal potere dell'assemblea che delibera a maggioranza. Un'ultima problematica che ci si è posta è l'esistenza di un regolamento condominiale che stabilisca, ad esempio, che quel particolare, come dire, cortile deve essere utilizzato a parcheggio o a gioco per bambini, o vieta che debba essere utilizzato a parcheggio a cose per bambini. A questo punto ci si chiede se il 1117 possa derogare a una disposizione del regolamento, penso di matrice contrattuale, che stabilisca un certo divieto o imponga contrario un certo uso. Apparentemente sembrerebbe una norma, come dire, tranciante, nel senso che la nuova delibera, sensi il 1117 ter, possa in qualche modo modificare anche il regolamento contrattuale. C'è da dire soltanto questo, che anche qua il legislatore è stato un pochino distratto, nel senso che non ha contemplato questa norma tra le norme inderogabili. Voi sapete che nel 1138, quello che era una volta l'ultimo comma, il quarto, l'ultimo, ora è diventato il quarto, perché poi il quinto credo che sia per quanto riguarda gli animali, dice che il regolamento condominiale non può derogare determinate norme e le elenca. Questa norma non c'è, ma non c'è perché? Perché è un 1117 ter, il legislatore se l'è dimenticato, come bis ter quater. Allora cosa vuol dire? Vuol dire, a contrario, che il 1117 ter è derogabile. Vuol dire che ci potrebbe essere eventualmente una norma del regolamento contrattuale che possa stabilire una sorta di immodificabilità dell'edificio, nel senso che il soggetto che acquista quell'unità immobiliare sa che acquistando l'unità immobiliare ha, come dire, in qualche modo contrattualmente deciso di comprimere le sue possibilità modificatorie dell'uso della cosa comune. Passo ora velocemente quanto ho sul 1117 quater. È la norma, come dire, speculare. Lì abbiamo la modifica dell'assemblea da parte della maggioranza, qui invece abbiamo la tutela a seguito di modifiche da parte del singolo. In questo caso è molto più semplice perché è un solo comma, lo leggo velocemente, ma anche qua è significativo cosa voleva dire, cosa non ha detto e tutti i lavori parlamentari. Capoverso singolo dice: in caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso e porti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azione giudiziaria. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tale attività con la maggioranza del secondo comma del 1136, che è in buona sostanza quello della metà del valore l'edificio. Anche questa norma, il testo che aveva licenziato il Senato in prima lettura, era molto diversa. Si prevedeva, ad esempio, una modifica della destinazione d'uso non solo di esigenze di carattere collettivo, ma anche individuale. Si contemplavano particolarità, modalità di esercizio di questa tutela, c'era la sollecitazione di un condomino, la diffida dell'amministratore, la convocazione assemblea, un ordine di cessazione, leggo, rimessione in pristino, pagamento una multa, risarcimento danni, eccetera, eccetera. Di tutto questo non è uscito se non questo comma unitario, ma anche questo produce, diciamo, determinate difficoltà interpretative. Cerchiamo innanzitutto di analizzarle distintamente. Allora, innanzitutto, cosa vuol dire? I presupposti: incide negativamente in modo sostanziale sulla destinazione parti comuni dell'edificio. Questo farebbe pensare a condotte, come dire, non saltuarie, non episodiche. Non è il mero giocare di bambini sul cortile condominiale che può creare questa incisione negativa e in modo sostanziale delle cose comuni. Quindi deve essere un peggioramento, come dire, rilevante, concreto, effettivo, non meramente potenziale,
Al contrario, invece, qualunque modifica rientrerebbe, come dire, nell'alveo codicistico del 1102, cioè che il singolo può utilizzare la cosa comune con quei due paletti che vi dicevo all'inizio, purché non ne pregiudica il pari uso della cosa comune e non ne altera la destinazione. Parla di interessi sostanziali, sostanziali, in questo senso sembrando alludere al piano degli interessi non meramente economici, sembrerebbe di capire. Comunque vedremo poi che la delibera condominiale nel 1117 ter è artefice della modifica, nel 1117 quater invece opera come controllore di un eventuale abuso di una modifica fatta. La norma parla di condomino e amministratore, il condomino e l'amministratore. Analizziamoli partitamente. Innanzitutto il condomino spetta all'iniziativa. Chi sarà questo condomino? Probabilmente il soggetto maggiormente leso dalla modifica della destinazione. È importante questo anche singolarmente, l'ha aggiunto, anche singolarmente. Cosa vuol dire? Che può essere anche il singolo indipendentemente dalla caratura millesimale. Quindi anche se ha 0,5 millesi. Cosa può fare questo singolo? Può innanzitutto diffidare l'esecutore, non fare questo. E poi può, in caso di inottemperanza, sollecitare l'amministratore a convocare un'assemblea. Qui è importante, il codice non lo dice, ma dobbiamo ricostruirlo dal sistema. E se l'amministratore non si attiva a seguito della diffida da parte del condomino, inottemperante il contravventore e sollecitazione all'amministratore di convocare l'assemblea. In questo caso c'è un'altra norma che chiuderebbe forse il cerchio, che è il 1129, dodicesimo comma, che contempla tra le gravi irregolarità dell'amministratore il non convocare l'assemblea, questa è formula molto generica, negli altri casi stabiliti dalla legge. Tra gli altri casi stabiliti dalla legge vi comprende questo, cioè che il condomino diffida l'esecutore, in ottemperanza a questo invito, invita l'amministratore, l'amministratore tiene questa lettera nel cassetto, non convoca l'assemblea, rischia brutto, perché in questo caso probabilmente il magistrato adito in sede di volontaria giurisdizione potrebbe revocarlo, quasi una sorta di atto, chiamiamolo così, dovuto. Quindi allora la norma legittima ciascun condomino, abbiamo detto a prescindere qualunque caratura millesimale, avverte l'esecutore di smetterla per questa attività, chiamiamola abusiva, si fa promotore di questo coinvolgimento del supremo organo gestorio, non necessariamente deve raggiungere una caratura millesimale, quindi nemmeno dovrebbe trovare ingresso quella soglia legale, no? Famosi due condomini che rappresentano almeno un sesto del valore dell'edificio. Questa legittimazione del condomino sembra in linea con tutta quella giurisprudenza che dice che se anche il condominio è rappresentato dall'amministratore, il condomino ha un'azione di tutela da parte delle cose comuni, legittimazione concorrente che non richiede, almeno alla luce anche delle sezioni unite del 2013, una necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini. E a fronte di questa legittimazione concorrente lo vedremo addirittura un'eventuale delibera negativa da parte del condominio non dovrebbe essere addirittura per lui vincolante, cosa diversa come vedremo per quanto riguarda l'amministratore. Quindi abbiamo detto legittimazione concorrente del condomino. Il condomino diffida, l'esecutore, il trasgressore non ottempera, il condomino convoca, chiede di convocare l'assemblea, l'amministratore non lo fa, rischia brutto, revoca giudiziaria, il condomino agisce direttamente per la tutela delle cose comuni. Stessa cosa può fare l'amministratore, perché convoca appunto lui anche diffida, convoca l'assemblea attraverso delle azioni giudiziarie, anche questo in fondo rientra
nel sistema del codice. Vi richiamo l'articolo 1130, numero 2, che impone all'amministratore di disciplinare l'uso delle cose comuni in modo, leggo, che noi sia assicurato il miglior godimento di tutti i condomini, oppure il numero 4, dove gli dice di compiere gli atti conservativi delle cose comuni. Quello che è molto pericoloso, a mio avviso, invece è il passaggio successivo, perché dice l'assemblea delibera in merito alla cessazione delle attività con la maggioranza del secondo comma del 1136. Perché è pericoloso? Perché in fondo l'amministratore aveva già prima la legittimazione a conservare le parti come un edificio, a curare l'osservanza del regolamento, e di questo non aveva bisogno di alcuna delibera da parte dell'Assemblea. In buona sostanza poteva andare dall'avvocato e chiedere appunto di agire in senso giudiziario. Ora invece c'è la necessità di questo passaggio assembleare. L'Assemblea delibera in merito. Ora è molto pericoloso perché? Perché si corre il rischio che l'Assemblea non deliberi, si corre il rischio che l'Assemblea vada deserta, si corre il rischio che l'Assemblea addirittura avalli il comportamento trasgressore del singolo, e questo come? Con la maggioranza della metà del valore dell'edificio. Quindi capite bene che mentre per modificare le parti comuni dell'edificio io avevo bisogno di una maggioranza dei 4/5, dell'affissione, delle modalità telematiche, eccetera, 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 per modificare le parti comuni. In questo senso, se il singolo attua delle modificazioni di fatto delle parti comuni e viene coinvolta l'assemblea, questo coinvolgimento dell'assemblea potrebbe avallare implicitamente la condotta del condomino trasgressore con la mera maggioranza della metà del valore edificio. È una norma quindi che, come dire, è molto pericolosa, ma la stessa cosa l'ha richiamato, credo, prima il presidente Redivo. Un'altra modifica pericolosissima del decreto, credo che si chiama Destinazione Italia, lo chiamiamo così, quello a cavallo tra il 2013 e il 2014. La sua era molto importante, no? Diceva l'anagrafe condominiale, no? Cura l'osservanza delle parti comuni dell'edificio, perché là l'amministratore non sapeva tutti questi dati catastali se si riferivano alle parti individuali. In fondo si diceva l'amministratore custode di che cosa? Delle parti comuni, risponde delle condizioni di sicurezza delle parti comuni, e quello sicuramente opportuno. L'altra modifica è stata quella dell'articolo 70 delle disposizioni attuazione. Articolo 70 è quella norma che dice che per le violazioni del regolamento si applica una sanzione pecuniaria, che ora è stata elevata da credo 200-800 euro in caso di recidiva, se il regolamento lo consente. L'aggiunta è altrettanto pericolosa come in questo caso, perché dice per la irrogazione della sanzione l'assemblea delibera in merito con la maggioranza della metà del valore edificio. Quindi farebbe pensare anche lì che se c'è una violazione da parte del singolo, l'assemblea convocata in merito deve deliberare con la metà del valore edificio. Metà del valore edificio, che se diciamo pure di 4/5, ma anche la metà non è facile. Coloro che sono amministratori sanno quanto è difficile. Quindi si corre il rischio anche là che c'è la condotta del condomino trasgressore. Si convoca la delibera in merito per irrogare questa condotta, assemblea deserto, non raggiunge il quorum. Si rischia implicitamente di avallare la condotta del condomino trasgressore. Stessa cosa avviene in questo caso, cioè che abbiamo una attività, come dicevo, sostanzialmente incidente sulle parti comuni dell'edificio. L'amministratore convoca l'assemblea, l'assemblea delibera in merito con la maggioranza del secondo comma del 1136, rischiando fortemente di non raggiungere questo quorum e quindi di essere quasi complice indirettamente della condotta del trasgressore. Vi dicevo che in questo caso un'eventuale delibera positiva sicuramente legittima l'amministratore, l'eventuale delibera negativa sicuramente gli
gli preclude di agire giudizialmente, non la stessa cosa dovrebbe avvenire per il condomino, in cui anche un'eventuale delibera negativa da parte del condominio non dovrebbe precludere quella legittimazione concorrente che vi dicevo in un certo qual modo viene assicurata allo stesso condomino. Eventualmente si raggiunga questa delibera che ordini al condomino di smetterla dal modificare le stesse cose comuni, il condomino potrebbe eventualmente impugnare la delibera, però è chiaro che in questo caso si espone una probabile domanda riconvenzionale del condominio che invochi invece un giudizio da parte dell'autorità giudiziaria sull'operato del singolo, invitando stavolta il giudice con una facoltà ancora più pregnante a inibire il singolo dal modificare le cose comuni. La norma non lo dice, lo contemplava nella versione originaria, ma con un emendamento è scomparso, però dovrebbe essere possibile sia per il condomino sia per l'amministratore invocare il cosiddetto provvedimento d'urgenza ai sensi articolo 700, qualora ovviamente questa modifica della cosa comune possa essere in certo qual modo pregiudicare irreparabilmente la vita del condominio, quindi senza escludere anche una riduzione in pristino, salvo sempre un problema di risarcimento dei danni. Concludo, sono nei tempi, sì. Soltanto per farvi capire, diciamo, sono norme che abbiamo visto non sono di agevole lettura, abbiamo visto e anche producono quasi degli effetti perversi ad applicarle nella loro pienezza. Sicuramente vi sono due momenti importantissimi: da una parte le esigenze di natura condominiale e dall'altra parte il ruolo dell'assemblea. Esigenze di carattere condominiale, abbiamo detto, sono interessi di natura condominiale, quindi non necessariamente economici e, diciamo, non si riducono necessariamente a una sorta di sommatoria di interessi individuali, sono qualcosa di altro e di diverso. Dall'altra parte il ruolo dell'assemblea. Il ruolo dell'assemblea è importantissimo perché nel 1117 Terre è artefice delle innovazioni attraverso quel complesso iter assembleare. Il 1117 quater è, come dire, il controllore di eventuali attività del singolo che possono in qualche modo pregiudicare le cose comuni. Quindi, diciamo, ha un controllo, come dire, ex ante delle modifiche che si dovranno fare e un controllo ex post delle modifiche che sono state fatte, ma secondo il suo insindacabile giudizio non rispondano a quelle che sono appunto gli interessi della collettività condominiale. Finisco qua. Grazie. Io, quando alle prime notizie di modifica del codice su questo articolo, mi ero fatto una bella idea, perché abito in una casa di 4 piani, il punto più alto di Città Giardino a Roma, e l'ultimo piano è un terrazzo dove viene utilizzato per stendere i panni e il lavatore. 400 metri quadri, vista tutta Roma, vista Vaticano. A quando uscì questa cosa, dico, beh, potrebbe essere una soluzione, la porti l'assemblea, c'è un terrazzo che vale 3 milioni di euro, così com'è. Certo. Ci ho provato, naturalmente, sono andato in assemblea, mi hanno guardato tutti sordi dicendo, ma adesso capisco, poi collegando un po' al discorso, poi approfondendo, perché l'ho approfondito pure io, dico, è quasi impossibile, perché oltre al problema dei millesimi c'è il problema della stabilità del palazzo, dei problemi dei danni, è una norma praticamente, secondo me, che non ha trovato nessuna possibile attuazione, da quello che perlomeno so io per i contatti ho con gli amministratori di condominio. Diciamo, questo, io i contatti con gli amministratori non ne ho moltissimi, però in 6 anni questa norma avrebbe trovato un piccolo sfogo giudiziario. Ora, se clicchiamo nei motori di ricerca 1117 Terre o Quadre, credo che non abbiamo nulla, nemmeno
non dico Cassazione che sarebbe, ma nemmeno giurisprudenza di merito, il che vuol dire o, come dicevo prima, che tutto va È troppo bene, complicato perché. o proprio è di pratica in attuazione, però è la norma. Del legislatore qual erano allora? Io La questo che norma non ho aveva capito. un senso nella vecchia versione, perché si voleva, secondo alcuni, scardinare questo tabù dell'unanimità, no? Perché la sostituzione cosa voleva dire? Vuol dire che la Non mera essere portati da maggioranza, uno che. non necessariamente l'unanimità, superando Certo. lo ius proibendi, no? Il veto ostruzionistico del singolo, poteva disporre delle cose comuni, quindi un soggetto terzo dalla comproprietà del corpo. Così com'è, dove parla di modificazioni, che peraltro c'è un confine labilissimo con le innovazioni modificative, che è difficilissimo da individuare, con tutto questo iter particolarmente stringente, insomma, vi ripeto, quella cosa di 30 giorni Certo, si consecutivi, finiva. l'affissione, le cose eccetera, Poi 20 giorni prima la cosa. rende la cosa molto 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 difficile. Io non ho contezza di amministratori che ce l'abbiano fatta in 6 anni, però ripeto, se qualcuno c'è riuscito, Fai un io sondaggio. sono favorevole. Però la norma c'è, quindi dobbiamo dare, no, come si diceva Certo. interpretando la norma, un Importante senso invece perché piuttosto che non certo abbia che un senso. Quindi qualcuno dobbiamo potrebbe essere. costruirla noi interpreti e cercare un pochino di trovare delle soluzioni che la rendano praticabile, perché sennò veramente È molto sulla diventa carta, insomma. impossibile, insomma, una cosa del genere. Però ecco, ripeto, serve questo per capire certe cose, avallare certe interpretazioni, rafforzare l'idea che non c'è una personalità giuridica di questo condominio diversa dai comproprietari. Anche questo si era molto discusso, il concetto di un avviso che deve pervenire all'assemblea, diverse modalità dell'avviso, sono tutti segnali che ci fanno così discutere e pensare. Certo, altro è la praticabilità di questa fattispecie, che Molto appunto difficile. è molto molto difficile, insomma, questo che. Bene, allora io ringrazio il direttore. C'è qualche domanda? No, dei nostri ospiti qua? No, allora possiamo chiudere questo nostro incontro. Ringrazio il presidente Ci Delrio, sono. che non è la prima volta che sta con noi, e poi lo inviteremo in altre occasioni, come inviteremo anche il consigliere Celeste, perché vedo che sta sempre in prima linea per approfondire queste problematiche ed altre. Non so se lei sta approfondendo anche quelle sui curatori fallimentari, no, 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 quella no, quelle no, devo dire quella è no. una problematica che interessa molto tutti No, quanti. Però. quella veramente Allora, ricordo ai colleghi che ci stanno seguendo in videoconferenza la solita operazione, far filmare ai presenti il foglio presenza, caricarlo sul sito e automaticamente entro domani verranno elaborati i certificati. Aprile l'abbiamo lasciato senza videoconferenze, senza convegni, perché abbiamo visto che c'è un ponte ogni settimana e quindi era e mi impossibile fare, cioè, andremo in vacanza. Maggio invece ne abbiamo già organizzate tre, poi a giugno e luglio, quindi abbiamo tempo per rivederci con diritto bancario, diritto del lavoro, diritto di famiglia e altre cose. Bene, arrivederci, grazie a tutti voi per aver partecipato, grazie ai nostri relatori. questo la password non ce l'hai questa Adesso l'attestato lo